sul legamento di guerra che diciamo sulla base di tutto quanto quello che vi ho detto, applicando la regola dell'ottetto, è possibile diciamo andare a ricostruire quali sono i rapporti di combinazione per gran parte dei composti chimici, ma ci sono alcuni composti chimici che non rispondono alla regola dell'ottetto. Allora, questa regola dell'ottetto in alcuni casi viene superata. Andiamo a vedere in quali casi la regola dell'ottetto viene superata. Guardate ragazzi, abbiamo qui riportato la struttura elettronica dell'azoto e la struttura elettronica del fluoro. L'azoto col fluoro forma praticamente un composto che si chiama trifluoruro d'azoto, che ha formula NF3. Come esce fuori questo NF3? Costruiamoci praticamente la struttura elettronica di questo composto partendo dalle strutture elettroniche dei singoli atomi. Allora, il simbolo elettronico dell'azoto qual è? È questo, vedete? Abbiamo due elettroni in 2s, un elettrone in px, un elettrone in py, un elettrone in pz. Per quanto riguarda il fluoro abbiamo due elettroni in 2s2, due elettroni in px, due elettroni in py e un elettrone in pz. Bene. Allora, direte voi, vabbè, ma ce ne fate vedere tanti ieri, ce ne fai vedere in ad oggi, insomma. È chiaro che questo qua va a mettere il suo elettrone qua, un altro va a mettere il suo elettrone qua e un altro va a mettere il suo elettrone qua. E infatti ciò è quanto si verifica, perché qua praticamente, vedete, l'atomo di fluoro porta questo suo elettrone, lo va a mettere qua e quindi abbiamo questo. Un altro atomo di fluoro va a mettere il suo elettrone qua e quindi abbiamo questo. E un altro atomo di fluoro viene a mettere il suo elettrone qua e abbiamo questi altri elettroni. Quindi il trifluoruro di azoto, la sua struttura è perfettamente, diciamo così, spiegabile. Va bene? Adesso noi che cosa abbiamo? Per quanto riguarda il fosforo sta immediatamente sotto all'azoto ed è isoelettronico con l'azoto, per cui andiamo a costruirci la sua struttura elettronica. La sua struttura elettronica viene a essere questa, vedete? È la stessa di quella dell'azoto. Vedete ragazzi, ecco, questo composto qui che si è formato risponde perfettamente alla regola dell'ottetto, perché tutti e quattro gli atomi che sono coinvolti nella formazione di questa molecola, sia l'atomo di azoto sia l'atomo di fluoro, hanno 8 elettroni del loro livello energetico più esterno, quindi soddisfa pienamente la regola dell'ottetto. Adesso noi, quando praticamente andiamo invece a considerare il composto che invece il fosforo fa con il fluoro, noi abbiamo due diversi composti, un composto che ha formula PF3, ma abbiamo anche un composto che ha formula PF5. Allora il PF3, come ci siamo spiegati la struttura elettronica dell'NF3, ci spieghiamo quello del PF3, perché questa è la struttura elettronica dell'azoto, vedete? Va bene? Scusate, questa è la struttura elettronica del fosforo. Abbiamo due elettroni in 3s2, un elettrone in px, un elettrone in py, un elettrone in pz. Bene, quindi allora un atomo di fluoro andrà a mettere questo elettrone qui, lo andrà a mettere qui e formerà questo tipo di legame. Un altro atomo di fluoro andrà a mettere sempre questo elettrone qui e formerà questo altro tipo di legame. E un altro atomo di fluoro andrà a mettere questo elettrone qui andando a riempire completamente il livello energetico più esterno del fosforo. Quindi
L'unica differenza fra PF3 e NF3 è che nell'NF3 viene riempito completamente il livello energetico 2, nel PF3 viene riempito completamente il livello energetico 3. Va bene? Però c'è anche un altro composto, PF5. Come si spiega questo PF5? Diciamo che questo composto PF5 che esiste non è spiegabile con la regola dell'ottetto. C'è bisogno di fare qualche considerazione suppletiva. Quali sono queste considerazioni suppletive? Dunque, abbiamo detto che la struttura elettronica del fosforo è questa qui, ma se noi al fosforo forniamo un pochettino di energia e praticamente lo chiamiamo fosforo eccitato, vedete, questo asterisco vuol dire che gli è stata data un pochino di energia, noi che cosa riusciamo a fare? Riusciamo a promuovere praticamente un orbitale, un elettrone dal livello 3, dal 3S al 3D. La differenza di energia fra il 3S e il 3D non è molto grande, per cui basta un pochino di energia in più. Quindi la struttura elettronica di questo atomo di fosforo eccitato sarà la seguente. Allora, questo elettrone qui viene promosso dal 3S al 3D, quindi nel 3S ne resta uno solo, quindi 3S1. Qui siamo 3P3 e restano 3P3. E questo elettrone è stato promosso dal 3S al 3D. Dove ci sono ben 5 orbitali, 1, 2, 3, 4, 5. Benissimo, quindi questo elettrone da qui è stato promosso qui. Ovviamente questo atomo di fosforo eccitato avrà la possibilità di andare a formare non 3 legami soltanto come questo qui, 5 legami, perché ognuno di questi orbitali 3S, 3PX, 3PY, 3PZ e 3D contiene un solo elettrone, quindi per raggiungere una configurazione più stabile vuole un altro elettrone. Adesso ci sarà bisogno di un elettrone per il 3S, un elettrone per il 3PX, un elettrone per il 3PY, un elettrone per il 3PZ e un elettrone per questo 3DXX. In totale 5 elettroni. Per cui ogni atomo di fluoro gli fornisce un elettrone solo, per cui il rapporto di combinazione sarà PF5. Chiaro? Quello che vi ho spiegato adesso si chiama espansione dell'ottetto elettronico. L'espansione dell'ottetto si può verificare solamente per gli elementi del secondo periodo, non per gli elementi del primo periodo. Cosa voglio dire? La tavola periodica come è fatta? È fatta così, vedete? Bene. Questo è il primo gruppo, questo è il secondo gruppo, questo è il terzo gruppo, questo è il primo periodo, questo è il secondo periodo. Qua possiamo, diciamo così, qua ci sta, scusate, ci sta l'idrogeno e qua ci sta l'elio. Vabbè, no, questo non l'ho fatto io, scusate. Questo è il primo periodo, questo è il secondo periodo. L'espansione dell'ottetto si può verificare soltanto per il secondo periodo, per il terzo periodo, per il quarto periodo. Cosa voglio dire? Voglio dire praticamente che il fenomeno di espansione dell'ottetto l'azoto non ve lo può dare. Perché? Perché l'azoto tiene i suoi elettroni più esterni nel livello 2. Invece ve lo può dare il fosforo perché tiene gli elettroni più esterni nel livello 3. Cioè, in poche parole,
la differenza di energia fra il 2S e il 3D è molto grande, per cui la quantità di energia che dovrebbe avere l'azoto per dare origine al fenomeno dell'espansione del mantello sarebbe troppo grande, quindi non si può verificare. Invece praticamente nel fosforo la quantità di energia per promuovere un elettrone dal 3S al 3D è molto piccola e quindi si può verificare. Direte voi, ma tu ci stai confondendo con le cose che dici, perché tu dici sempre che in natura tutto tende alla minima energia possibile. Mo dici, in effetti questo c'ha un po' più di energia di questo qua. Perché si può verificare questo tipo di situazione? Si può verificare perché? Perché praticamente alla fin fine il PF5 è più stabile del PF3, nonostante la struttura elettronica del fosforo eccitato sia una struttura più energetica di quella del fosforo non eccitato. E perché? Perché ovviamente nel PF5 si formano 5 legami covalenti. Nel PF3 se ne formano solamente 3. Ogni legame che si forma, l'energia del sistema si va mano a mano abbassando. Quindi è conveniente per il sistema avere questa situazione qui. Diciamo che si possono verificare tutte e due le situazioni. È chiaro? Diciamo che a temperatura bassa è più stabile il PF5, perché a esso corrisponde una minore energia del sistema. A temperatura alta invece è più stabile il PF3. Perché? Perché a temperatura alta cominciano a contare anche degli altri fatti. Beh, posso anche cominciarlo a dire adesso, perché tanto questo è un concetto che molte volte verrà ripetuto nel corso di questo corso. In effetti, a sancire qual è il verso di evoluzione spontanea di un sistema, ci sono due criteri. Un criterio ve l'ho presentato già più volte ed è quello della minima energia possibile. Va bene? In natura abbiamo detto spontaneamente tutto tende alla minima energia possibile, cioè se io metto il pezzo di gesso sopra la cattedra e lo faccio cadere per terra, quello cade da solo per terra. Perché? Perché per terra ha un'energia potenziale inferiore di quella che aveva sopra la cattedra. Ma in natura tende anche tutto al massimo disordine possibile. È un'altra tendenza naturale di tutti quanti i sistemi. Va bene? È chiaro? E posso anche aggiungere che la tendenza alla minima energia possibile è più importante quanto più bassa è la temperatura. La tendenza invece a realizzare il massimo disordine possibile è più importante quanto più alta è la temperatura. Per cui praticamente il PF5 è un sistema più ordinato del PF3 più l'F2 che si sviluppa dalla decomposizione termica del PF5 e quindi è più stabile alle alte temperature. Va bene? Un'ultima cosa vi vorrei dire. Praticamente, perché diciamo così in natura tutto tende al massimo disordine possibile? Diciamo, come vi ho convinto con un esperimento idiotissimo, quello del pezzo di gesso che sta qua sopra, lo butto per terra, cade da solo per terra, e vi ho dato immediatamente una prova che il pezzo di gesso si trova meglio quando sta per terra che piuttosto che quando sta sulla cattedra perché c'è un'energia inferiore. Vi voglio convincere anche del fatto che un sistema naturale si trova meglio quando è più disordinato piuttosto che quando è più ordinato. Facciamo, diciamo così, un altro esempio molto molto semplice, ma che trovo anche questo didatticamente molto istruttivo. Tenete presente un mazzo di carte. Consideriamo un mazzo di carte napoletane, che per me è più semplice. Un mazzo di carte napoletane è costituito da figure che vanno dall'1 al 10 di 4 segni diversi: ori, spade, bastoni e coppe. Diciamo l'origine di questi segni è che gli ori rappresentavano i ricchi, i bastoni i contadini, le spade i guerrieri e le coppe il clero. Poi questa è una piccola incisione. Un mazzo di carte ordinato
quando è un mazzo in cui gli ori vanno dall'1 al 10, i bastoni dall'1 al 10, le coppe dall'1 al 10, le spade dall'1 al 10. Supponete di avere un mazzo di carte ordinato. Poi che fate? L'andate a mischiare. Quando date pochi colpi, praticamente il mazzo si disordina completamente. Questo che vuol dire? Vuol dire praticamente che se voi lasciate il sistema mazzo di carte libero di sistemarsi come vuole, si andrà automaticamente a trasformarsi da mazzo di carte ordinato a mazzo di carte disordinato. Adesso, se voi avete il mazzo di carte ordinato, provate a mischiarlo, vedete se vi riesce di ottenere la sequenza 1 a 10 gli ori, 1 a 10 le coppe, 1 a 10 i bastoni, 1 a 10 le spade. Non lo otterrete mai e poi mai. Perché? Perché la tendenza naturale di tutti i sistemi è di evolvere dall'ordine al disordine, ma non dal disordine all'ordine. Voi potete passare dal disordine all'ordine, sì, se vi mettete con tanta pazienza a pigliare carta una volta, mettete tutti gli ori da una parte, mettete da 1 a 10, tutte le spade da una parte a 1 a 10, lo potete fare, sì, ma a spese di lavoro. E in effetti questo è proprio quello che succede in natura. Se volete andare contro la tendenza naturale dei sistemi, che è ad evolvere verso situazioni più disordinate, si può fare, ma a spese di lavoro, cioè a spese di energia. È chiaro? Quindi diciamo così che comincio praticamente a dirvi questo fatto qui, perché questa è una cosa che ricomparirà nel corso di questo corso, ve la comincio a anticipare da adesso. Diciamo, tutti i sistemi spontanei evolvono secondo questi due, diciamo così, criteri: minima energia, massimo disordine. E posso anche aggiungere in questa sede che il criterio energetico è tanto più importante quanto più bassa è la temperatura, e il criterio di disordine è tanto più importante quanto più alta è la temperatura. In effetti tutti i sistemi in cui è come se il sistema non sapesse dove andare, si crea una situazione di equilibrio, tipo, che ne so, l'acqua a 0 gradi centigradi che non sa se deve fondere o se deve trasformarsi in un solido, e quindi sono in equilibrio tra di loro acqua e solido, e perché in quelle situazioni di equilibrio le due diverse tendenze che hanno la materia ad evolvere verso stati di minima energia e di massimo disordine si controbilanciano esattamente tra di loro. Cioè, l'acqua liquida è in equilibrio col ghiaccio liquido a 0 gradi centigradi, perché a 0 gradi centigradi queste due tendenze si controbilanciano esattamente. Se voi abbassate la temperatura lievemente al di sotto di 0 gradi centigradi, tutta l'acqua diventa ghiaccio. Perché? Perché alla acqua ghiacciata corrisponde un'energia minore che all'acqua liquida, ed è un sistema più ordinato. Se invece andate appena al di sopra di 0 gradi centigradi, tutto il ghiaccio si scioglie. Perché? Perché praticamente è vero che l'acqua liquida ha un'energia maggiore dell'acqua ghiacciata, però è un sistema più disordinato e vince la tendenza al maggior disordine. Va bene?